Ancora un pari casalingo per il Noto, contro il Licata finisce senza gol, così come due settimane fa contro la Procavese, brutta partita tra due squadre che hanno avuto paura di perdere. Primo tempo a ritmi bassi, al 12° Mautone serve Trimarco, che prova un pallonetto ma la sua scelta è sbagliata perché la palla termina decisamente alta sopra la traversa. Al 28° nuova occasione per i padroni di casa con un destro di Conti dalla media distanza che sfiora l'incrocio dei pali. Finisce senza ulteriori emozioni un primo tempo brutto e deludente. In avvio di ripresa subito occasione per il Licata con Zaani che converge da sinistra, entra in aria e tira sfiorando il palo. Occasione clamorosa per gli ospiti ma il Noto replica prontamente. Angolo di Ruiz, colpo di tacco di Mautone che finisce sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte buona opportunità per gli ospiti gialloblu ma la retroguardia netina tiene. Al 26° è bravo il portiere del Licata Zappulla, prima su Merito in uscita e poi su Esposito che da distanza ravvicinata tira debolmente tra l'incredulità dei tifosi di casa. Il Noto attacca fino alla fine ma senza riuscire ad impensierire il Licata che si difende con ordine e porta a casa un punto prezioso. La formazione allenata da Betta abbandona il campo tra le contestazioni dei suoi tifosi preoccupati per un futuro che si presenta davvero nebuloso. I Granata infatti restano mestamente ultimi in classifica.